è uno spaccato di Catanzaro in un periodo particolare della sua storia, i primi decenni del Novecento, in cui naturalmente poi si verificò il dramma della Grande Guerra, ma era una città che allora cercava di crescere urbanisticamente, culturalmente, come vedrete dai poeti, dagli scrittori catanzaresi che in quel periodo raggiunsero anche valenza nazionale. E poi ci sono episodi che contraddistinguono la vita della città, ci sono momenti urbanistici come il Teatro Maceri, che divenne un polo di attrazione superiore addirittura al comunale, senza dimenticare il vecchio teatro. È un rassembleman di tanti aspetti della vita di una città che pur nelle difficoltà di quegli anni seppe assumere una propria identità, crescere e affermarsi a livello regionale e in alcune parti anche a livello nazionale. Le Poste, attraverso il suo direttore, il presidente della Proloco, hanno voluto riproporla al pubblico catanzarese perché ha avuto una grande risonanza. Purtroppo lo spazio a disposizione è uno spazio limitato, perché avremmo potuto ampliare quelli che sono stati gli sviluppi dal punto di vista sociale, urbanistico ed economico della città di Catanzaro nei primi due decenni del secolo scorso, quando Catanzaro vide il suo massimo sviluppo in tutti i campi, nel campo urbanistico con la realizzazione dei fabbricati più belli che oggi ancora possiamo ammirare, a quello strutturale come la realizzazione del servizio tranviario e poi la rete del gas nella città e l'illuminazione pubblica sul corso, che era appena stato ampliato dopo il piano Manfredi. Sì, una mostra che chiaramente dà un'altra spinta al centro storico di Catanzaro e soprattutto invita i catanzaresi e non in questo periodo fino a San Vitaliano ci saranno tanta gente che verrà da fuori e noi tenteremo di portarla in questi locali per vedere un pezzo di storia di questa Catanzaro. Un pezzo di storia è un pezzo di storia non soltanto della nostra città, come dicevano già i nostri amici, ma un pezzo di storia anche della prima guerra, la grande guerra. Cerchiamo di vedere che cosa significa ogni fotografia, ogni litografia, ogni immagine che c'è, ogni pezzo che è stato scritto è qualche cosa che si rivolge veramente al cuore dei catanzaresi, al cuore di questa Calabria e soprattutto è un pezzo di storia che noi non dobbiamo dimenticare. Se noi dimentichiamo da dove siamo venuti, noi dimenticheremo e non avremo mai futuro. Questo è il passaggio più importante ed è quello che noi dobbiamo trasmettere ai nostri giovani.